Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta la vicenda del profeta Geremia, il quale pregava per il suo popolo ma fu ingiustamente calunniato e costretto a tacere. In questo il profeta è figura di Gesù, il servo giusto e perseguitato che prega anche per i suoi crocifissori. Geremia annunciava la verità e, si sa, la verità tante volte scomoda, e per questo Geremia si attirò la persecuzione da parte dei suoi avversari che non sopportavano di essere ripresi. Se il mondo ci applaude, non è certamente un buon segno. Gesù nel Vangelo dice, guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti e San Paolo dice se ancora io piacessi agli uomini non sarei più servitore di Cristo. Galati 1.10 Non dobbiamo dunque ricercare il plauso degli uomini, non dobbiamo adattare la verità abbassandola alla mentalità di questo mondo, se facessimo così tutti ci applaudirebbero ma non saremmo più fedeli servitori di Gesù Cristo. Dobbiamo dunque combattere il nostro rispetto umano che ci fa badare di più a cosa dicono gli altri, a cosa dice il mondo. Nel brano del Vangelo Gesù annuncia per la terza volta la sua imminente passione, ma i discepoli mostrano di non aver ancora compreso e parlano tra di loro solo di grandezze e glorie umane. Addirittura interviene la madre di Giacomo e Giovanni, chiedendo per i suoi figli i posti d'onore nel regno. Gesù risponde insegnando che alla gloria si giunge attraverso la croce e chiede se loro sono disposti a bere il calice che lui stesso stava per bere. Alludeva alla imminente passione. E alla necessità di condividere la sua passione se veramente si vuole regnare con Lui. Così anche per noi. Se offriremo tutte le nostre sofferenze a Gesù, berremo con Lui al calice amaro della sua passione. Offriamo le nostre sofferenze a Gesù in riparazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Riceviamo spesso e bene la comunione sacramentale e ricorriamo più volte al giorno alla comunione spirituale. Quanto più grande è il nostro desiderio di ricevere Gesù, tanto più Gesù verrà nel nostro cuore con tutta l'abbondanza della sua grazia. Chiediamo alla Madonna che accresca in noi il desiderio di ricevere Gesù. Chiediamo questa grazia con la recita del rosario. Se viviamo così questa quaresima, faremo dei notevoli progressi nella nostra vita di fedeli. Se il Signore permette una sofferenza, è sempre per darci una grazia ancora più grande. Diceva Gesù a Santa Matilde: Tutte le volte che tu mi desideri, mi attiri in Te un desiderio, un sospiro, Basta per mettermi in tuo possesso. Udita la richiesta di Giacomo e Giovanni, gli altri dieci Apostoli si sdegnarono. In poche parole tutti e dodici gli Apostoli dimostrarono di essere ancora immaturi e di non aver compreso la grande lezione di Gesù, una lezione che parla di amore e di sacrificio. Gesù colse quell'occasione per far comprendere loro che la vera grandezza consiste nel servizio prestato ai fratelli. Colui che vorrà diventare grande tra voi si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi si farà vostro schiavo. Matteo 20, 27 L'esempio ce l'ha dato Gesù stesso che non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita in riscatto per molti. Queste ultime parole si riallacciano al discorso iniziato prima da Gesù. Egli stava recandosi a Gerusalemme per affrontare la sua passione e morte in croce e per riscattare così l'intera umanità. Egli, il servo di Yahvé, predetto dalle scritture, prefigurato dal profeta Geremia, stava per dare la sua vita in riscatto per molti, insegnandoci così in cosa consista il più grande amore. Sul suo esempio cerchiamo anche noi di donare la nostra vita per la gloria di Dio e per il bene dei fratelli. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la preghiera e la benedizione. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca, il Signore Onnipotente, vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.